Ma buon salve a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono Furio Bittendo e oggi siamo tornati su Crash 4 per fare il nostro ottavo episodio. Prima di iniziare però amici miei come sempre, sigla! Allora, in questo episodio siamo tornati su Crash 4, in questo episodio recupereremo i livelli di Town e Dingodal che non abbiamo ancora fatto, quindi andiamo! Yes! Ok, questo posto spacca! Se lo dici te. Dunque, questo livello è abbastanza bastardo perché è pieno, ma pieno di roba nascosta. Tipo quella cassa lì. Qua c'è questo dente. A quanto pare questi squali si chiamano denti, questi squali della terra qui, che si trovano in questo mondo. Allora tu schiatta. C'è anche una cassa laggiù. Cioè, avete visto che bastardata? No, ma non è possibile. Non è possibile. Questo gioco è cattivo e perfido. Yeah. E non credo di ricordarmele tutte, quindi. Spero di non aver mancato niente fino ad ora. Cioè, perché c'è possibilità anche che ho mancato qualcosa all'inizio, eh. Allora, tu schiatta. Sì, devo distruggerle per forza, giusto. Poi, prima di prendere il checkpoint, bisogna scendere qua in basso e... 1, 2, 3 e 4, mi raccomando. Vai, 2, 3, 4 e 5. Perché poi quando tornate indietro ci sarà comunque un solo frutto Goomba, quindi provate a fare come ho fatto io se volete più frutta. Vai. Qua c'è roba, no. Ok. Tanto Town vive di pericoli, avventura e altro. È praticamente come si chiama? Come la tipa di Tomb Raider. Non mi ricordo come si chiama, scusate, non ci ho mai giocato a Tomb Raider. Spero di non deludere qualcuno. Sono amareggiato, sono deluso. È una cosa che non ha senso. Ma perché? Ok. Qua avete un solo tentativo per salire qua sopra, altrimenti poi è caput. Dovete per forza ricominciare il livello. Rampina. Mori. Gna. Schiatta. Ok, dunque. Ah sì, bisogna andare qua adesso. Perché qua c'è il diamante nascosto. Adesso occhio alla macchina, perché la macchina può farvi del male. Ora il rampino non basta qua, bisogna per forza andarla praticamente a trovare la cassa. Quindi qua non c'è niente, vero o no? Ok. Poi qua bisogna usare il rampino per attivare questa per uccidere insomma il tizio, per farlo cadere, ecco. Ora questa zona è piena, ma proprio piena di roba nascosta. Vai, brucia. Ok, adesso. Bam. No, voi non farete un bel niente. Dunque, allora vai, spara. Attenzione, schiavi. Lo so. Apocalission, che cacchio ha detto? Boh. Allora, non potete usare il rampino qua. Dovete per forza saltarci sopra. Vai. E vai. Ok, tra poco riparte il livello e poi ci vediamo direttamente verso la fine del livello, visto che l'abbiamo già visto, quindi. Vai. Bene, adesso andiamo nel livello di Dingodile. Andiamo.
Ho la sensazione di non essere più nel Bayou. Lo so, Ding. Dunque, allora, mi sembra che questi tizi non si possono uccidere, vero? Ah no, si possono uccidere, bene, meglio così. Adesso cominciamo a ragionare. Vai, ecco, iniziamo benissimo. Anzi, malissimo. Perché poi a fine serie vi farò vedere anche la... vi farò vedere anche la galleria che ho completato nel mio file. Perché sì, ho completato il gioco al 100%, amici miei. In un altro file. Oh, raga, mi sto a sentire male. Mi prego, mi sto a sentire male, cioè. Ci sto pure io. Questo livello di Dingodile durerà pochissimo, perché poi c'è subito dopo il la parte quella lì con Crash. Quindi, alla fine. Hai un profumo che ti mangerei. Lo so, un bel polpo, lo so. Un bel polpo alla fia. All'esplosione. Ok, eccoci. Va bene, amici miei, spero che questo video di Crash 4 vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti, sia in Instagram e Twitch ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete il video sui social. E noi furabiotti ci rivedremo presto. Yeah.